Buonasera a tutti. Mi chiamo Isabella, ho 27 anni e fra una settimana inizierò a fare l'impiegata. Ho cominciato a lavorare quando avevo 18 anni e ho già fatto diverse esperienze. Prima commessa in un negozio di abbigliamento a Firenze e poi per 8 anni assistente alla poltrona in diversi studi dentistici. Un bellissimo lavoro che mette a contatto con le persone e che mi sarebbe piaciuto continuare, anche perché l'esperienza che ho acquisito mi faceva pensare di aver trovato la mia strada e magari lavorando avrei anche potuto studiare in quel ramo e giocarmi le mie opportunità di crescita. Ma questo sogno è svanito: riduzione dell'orario di lavoro, riduzione di stipendio, tagli di personale e alla fine la necessità di trovare una nuova occupazione. Dal luglio dell'anno scorso sono entrata nel girone dei disoccupati. Intanto partiamo dagli ultimi 7 mesi. Non sono stati affatto facili. I datori di lavoro cercano in tutti i modi di fare con quello che hanno già, senza investire sul futuro, senza nemmeno permettersi l'idea di puntare su giovani dal curriculum interessante. Anzi, il curriculum tante volte non arrivi nemmeno a farlo vedere. Ti rispondono con un'aria di sfiducia che alla fine ti porti anche a casa. Poi una porta si è aperta ed ora sono di nuovo fiduciosa e contenta di ricominciare una nuova esperienza, una strada nuova che spero mi offra nuove opportunità. Però sarebbe bello se un giovane che si trova nella situazione in cui mi sono trovata anch'io in questi mesi si sentisse meno solo e avesse la certezza che la comunità intorno lo sosterrà, perché poi magari il periodo buio passa. Io sto con Dusca perché ha un'idea di città che rimette al centro la comunità, anche nel mondo del lavoro.